Pier Giorgio Molino, presidente del Consorzio Vivere Vasto Marina, allora si riparte, finalmente. Finalmente, con oggi anche i lidi, ovvero sono riaperti da ieri, ma grazie alle condizioni meteorologiche da oggi hanno avuto il primo afflusso, motivo per cui possiamo dire che oggi sia davvero la prima e vera giornata di mare e siamo felici per come è andata, perché c'è stato un buon flusso di gente. E fortunatamente responsabile, stiamo affrontando anche noi le novità per la ripartenza, quindi con tutte le prescrizioni del caso. Insomma. Terrete invariati i prezzi, questa è stata un po' una polemica delle scorse settimane, soprattutto in altre località, ma in parte anche a Valle, forse una polemica preventiva rispetto alla riapertura. È stata una polemica assolutamente preventiva, e dipende chiaramente, noi come consorzio abbracciamo varie forme merceologiche, dai lidi alla ristorazione, ai bar, al commercio. Sicuramente sì, stiamo cercando di fare il nostro meglio, nessuno pensa di poter alzare i prezzi, l'emergenza è per tutti e quindi si cercherà di comportarsi in modo responsabile. È ovvio che ci sono dei maggior costi un po' in tutti i settori per quello che l'emergenza ha comportato. Una bottiglia di alcol che oggi è indispensabile, lo scorso anno costava 1 euro, oggi ne costa 4-5, quindi probabilmente già se guardiamo queste cose influiranno un pochino, però devo dire che i bar, i ristoranti hanno mantenuto i prezzi invariati e sono la maggior parte delle attività presenti su Vasto Marina. Maria Rosaria Franceschini, allora com'è andato questo ponte del 2 giugno a Vasto Marina? Devo dire che questo ponte è partito molto in sordina, del resto è comprensibile perché veniamo da mesi in cui siamo stati bombardati purtroppo da notizie piuttosto tristi, piuttosto angoscianti. Infatti direi che la nostra parola d'ordine alla riapertura è stata proprio la sicurezza, cioè abbiamo cercato di curare la sicurezza dei nostri clienti a 360 gradi affinché possano venire qui, passare una serata in relax, lasciare la paura e l'angoscia a casa, e quindi ci siamo attrezzati con misure che sono andate anche un po' oltre quello che è stato previsto dai decreti. Noi qua vediamo dei cavallucci marini di polistirolo. Sì, 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 esatto. È stata un'invenzione, diciamo, per cercare di tutelare e garantire la distanza di sicurezza che abbiamo portato da 1 metro a 2 metri. Però per evitare, insomma, spostamenti che potrebbero poi inquietare i nostri ospiti, abbiamo deciso di piazzare a tavola questi ippocampini affinché appunto le sedute, gli spazi da occupare vengano rispettati rigorosamente. Ecco, noi vediamo che prima tu su queste panche riuscivi a far sedere 6 persone, 3 a sinistra, 3 a destra. Adesso? Adesso siamo ridotti a 2. E quindi diciamo invece che su quelle più lunghe? Sono 4, ammesso che siano componenti tutti della stessa famiglia, altrimenti non è possibile e dobbiamo usufruire dei tavoli che usiamo, diciamo, a scacchiera, rispettando la distanza anche tra i commensali, quindi quelli si usano soltanto nel caso in cui siano tutti dello stesso nucleo familiare, quindi di coperti ne sono stati persi tanti. Poi due terzi circa? Sì, sì, circa 2/3. Circa avete 2/3. Anche altre misure di sicurezza? Sì, ne abbiamo altre anche molto curiose. Per andare in bagno, per usufruire dei servizi, non è necessario toccare la maniglia, che comunque viene sempre sanificata e sterilizzata, ma basta appoggiare questo, diciamo, aggeggino di plastica sulla maniglia per aprirla, in quest'altro punto invece per accendere la luce o tirare la catena. Poi abbiamo ovviamente sterilizzato e sanificato anche le posate, che vengono però diciamo chiuse con un sigillo di garanzia proprio per tutelare la salute di tutti i nostri ospiti. E poi infine abbiamo il menu online, oltre ai menu usa e getta, proprio per rispettare tutte quelle che sono le normative. È stata una ripartenza un po' lenta questa, c'è poca fiducia da parte dei clienti. Sì, 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 c'è ancora tanta paura, e noi ci auguriamo che un po' alla volta, proprio guardando l'attenzione che stiamo mettendo alla tutela della loro salute, insomma, riescano un po' ad acquisire fiducia e trovare ancora, ritrovare la voglia, come dire, di uscire e venirsi a mangiare una pizza in relax, perché della sicurezza ce ne occupiamo noi, loro devono solo godersi la serata.
Domenico Salvatorelli, allora questa ripartenza, questa riapertura dopo oltre 2 mesi di chiusura forzata per l'emergenza coronavirus, come sta andando questo fine settimana, questo weekend lungo del 2 giugno? Devo dire che non mi aspettavo questa affluenza, non mi aspettavo la disciplina delle persone, degli avventori, e quindi se dovessi dare un voto do un bel 10. Però qualcuno lo hai anche ritardato. Assolutamente sì, purtroppo con la legge dei grandi numeri bisogna far rispettarla. E quindi sì, qualcuno bisogna avvisarlo del distanziamento, o nel momento in cui prende il bicchiere non si sofferma all'interno del locale o comunque nella zona limitrofa ai tavoli, però tutto sommato c'è una bella coscienza sociale, non posso nasconderlo, non me l'aspettavo. Quali precauzioni hai preso per assicurare il distanziamento, insomma il rispetto delle regole che ormai sono note? Assolutamente importanti queste regole, e il fatto di aver riaperto non proprio il 18 come decreto voleva, era proprio per tener pronto il locale per qualsiasi evenienza e nel rispetto delle regole. Per quanto riguarda le misure che ho preso per diciamo rispettare le regole governative, sono un percorso, e sono fortunato perché il locale la forma del locale mi facilita il percorso, quindi ho fatto un percorso di entrata e di uscita degli avventori, e dividendo la zona professionale dalla zona ricreativa, le varie cartellistiche per avvisare, il bagno purtroppo deve essere limitato ai clienti perché comunque deve essere tutelato anche nel fattore sanitario del bagno, e tutte le altre regole che sono i nostri guanti, le mascherine. E questo è diciamo il lato negativo, perché devo dire che è molto, molto difficile lavorare in queste condizioni, però lo facciamo. Qual è il cocktail migliore per la ripartenza? Il mio cocktail preferito è l'americano, anche se per adesso gli americani è meglio tenerli nella cronaca, però diciamo un bel americano fresco per quest'estate. Buon lavoro. Grazie.